Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi video acquisti Miniso. Allora, io come negozio l'avevo già visto, però non c'ero mai entrata, non avevo mai fatto spese. E vabbè, comunque anche in un centro commerciale in cui andiamo poco, anche perché è lontano da casa mia, è a Savignano sul Rubicone, comunque. Ho fatto tre scontrini diversi, cioè la cassiera ha fatto tre scontrini diversi perché se no tre prodotti non ce li poteva scontare. Abbiamo speso quasi tanto euro, adesso vi faccio vedere piano piano gli scontrini. Allora, non so cosa riusciate a capire, però queste sono le cose che io ho preso. Quindi, ok. Poi questi qua sono gli altri due scontrini. Poi c'è questo qua. Adesso me lo avvicino un po'. Ok. Allora, cercherò insieme a voi di capire quanto ho speso per queste cose qua. Però non lo so. Vabbè. Allora, diciamo che siccome le cose non costano tanto, però appunto perché non costano tanto ti invogliano di comprare a comprare altre cose, adesso per quello che ho speso così tanto, però vabbè. Allora, questo qui ho trovato un mucchio di roba di Hello Kitty, però a me Hello Kitty non piace, però così se vi interessa hanno tantissima roba, anche tantissima roba per quanto riguarda il trucco di Hello Kitty, ok? Quindi per esempio le maschere, il lucidalabbra, il burro cacao, insomma queste cose qua. Allora, la tazza, cioè queste due, la tazza, le tazze, queste due qua, le ho pagate 12,99 tutte e due. Metto via, poi. Questo praticamente è una cosa che serve per farsi le maschere facciali. Allora, adesso vi dico subito quanto l'ho pagata. Euh, 2,25 all'incirca. No, boh, vabbè. Perché qua c'è più o meno la stessa cosa, però più volte. Adesso magari col codice dell'articolo. Però no, non trovo niente. Vabbè, comunque o l'ho pagata 2,25 o 3,99, ok? Una delle due. Queste qui le ho prese tre, però sono uguali, vabbè. Le ho pagate, sono della Coca-Cola. Ok, proprio Coca-Cola. Tre, le ho pagate. Mi sembra all'incirca 2,50 euro, 3 euro, ok. Adesso magari qui c'è il codice, riesco a capire qualcosa. No. Vabbè. Comunque sì, è più o meno il prezzo lì. Poi. Hanno anche della roba da mangiare, però ve la faccio vedere per l'ultima. Questa invece vi posso dire quanto l'ho pagata. Scusate, controllo se si vedono bene le fasce. Allora, facciamo così, ve le faccio vedere un attimo alla veloce. Cioè, sono così alla fine. Avete visto solo la parte sopra? Ok. Allora, questo qui invece l'ho pagato. Ecco, ho messo un po' di zoom. Allora, 4,99. Mi piaceva, l'ho preso. Poi, il mio compagno ha preso sti chiodini qua. Insomma, non sono chiodi, sono quello per i cacciaviti, in poche parole. Non so quanto l'abbia pagato. Quello ve lo... Boh,
Non lo so. Poi, questi praticamente sono praticamente delle pastigline che servono per fare le maschere facciali. Allora ne ho presi due tipi diversi, non li ho mai utilizzati, però appunto con questi, in questo coso qua, in teoria dovrei riuscirci. E questi non so appunto se li ho pagati 2,25 o 3,99, perché mi confondo con questo. Però aspetta, magari con i codici che sono qua riesco a capire. No, non riesco a capire niente. Ah, ok. Questo 3,99, ok? L'ho capito col codice, quindi di conseguenza questo 2,25. Poi passiamo al cibo, perché no, scusate. C'è un'ultima, altre due cose che, o tre, che non sono riguardanti al cibo. Allora, batteria scarica. Queste sono praticamente sono delle spugne per il trucco, 3,99. Poi un portachiavi di Topolino, come potete vedere. Questo l'ho pagato, mi sembra, 3-4 euro, ok? Vabbè, poi questo invece, che si attacca al telefono, di Minnie, mi sembra 4,99. Sì, 4,99. Poi adesso passiamo al cibo, perché vendono del cibo anche asiatico, ok? Quindi ho preso due o tre cose per fare un po' di mukbang. Oggi è il 25 di giugno e sicuramente questo video uscirà a ottobre, novembre, però vabbè, a voi non cambia niente. Allora, il mio compagno ha preso per lui questa cosa qua, praticamente dovrebbe, non so che cos'è, qualcosa alla pesca comunque, e adesso 3,50 dovrebbe essere, sì, appunto. Ah, queste le ho pagate 2,99, l'ho trovata adesso, però vabbè, comunque ho fatto un po' di casino, guardate lo scontrino. Queste invece, sì, questa che è una bevanda che so che è asiatica all'incirca. O sì, comunque sempre asiatica, perché il Giappone è sempre in Asia comunque. E non so quanto l'ho pagata. Non riesco a trovare lo scontrino. Forse negli altri. Non lo so. Vabbè, comunque guardate lo scontrino. Vabbè. Poi, adesso invece... ah no. Questa, queste qui le vendono anche su American Uncle, però comunque anche questa qui penso l'abbia pagata 2,50 euro. Insomma, alcuni prezzi non li capisco perché ci sono i codici. Poi io ne ho approfittato perché cercavo delle cose su American Uncle, però non sono disponibili, insomma, non erano disponibili quando ci ho portato io, quindi ho fatto la scorta qua, perché le vendono i pochi che sono tipo i Mikado. Questo tipo qua e questo tipo qui, pagati 2,50 in teoria, però
forse tutto 2,50 il cibo che ho preso. Vabbè, 2,50. Ok. A confezione, ovviamente. Poi ho preso questi. Anche questi qui 2,50. Ah, ho preso anche questi. Ok. Sono sempre le stesse cose, però gusto diverso. E poi, per finire, ho preso questi qua, che sembrano praticamente. Allora, questo avete presente? Non so se vi ricordate quella merenda con la Nutella e i grissini. Ecco, mi ricorda quello. C'era anche proprio la Ferrero che faceva Nutella, grissini e estate, però adesso non lo fanno più con l'estate, però insomma mi ricorda quello. Questo invece è la stessa cosa, però è da tocciare nelle caramelle. Penso sia caramella, cioè caramella liquida. E crema alla fragola, quindi ho intenzione di farvi un video assaggi con queste robe qua, quindi a parte che mi è arrivata anche una mega box da American Uncle, quindi insomma sta settimana mi divertirò. Vabbè, detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!